Benvenuti, siamo con Chiara Cipriani, madre di un bambino con ADHD, disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Benvenuta Chiara. Grazie, grazie mille di avermi invitata. Chiara, essere genitori di un bambino con disturbo del neurosviluppo non è mai facile. Quando avete capito che vostro figlio aveva un profilo neuropsicologico che necessitava di una particolare attenzione e di uno specifico sostegno? Allora, Alessio, fin da piccolo, verso i 2 o 3 anni, mostrava qualche particolarità. Non stava mai fermo per fare un gioco, non si tratteneva mai con noi, spesso al nostro essere chiamato lui non rispondeva, c'era qualche piccolo segnale, però da mamma, era il mio primo figlio, pensavo che fosse normale, che fosse così. Fino a quando Alessio, poco prima che compisse i 4 anni, è andato a scuola dell'infanzia, una scuola privata, dove lì le insegnanti ci hanno chiamato e ci hanno detto: guardate, signori, potrebbe esserci qualcosa che non va. E da lì è iniziata la diagnosi. Da lì sono iniziati le valutazioni fino ad arrivare alla diagnosi. Quindi lui fortunatamente a 4 anni e mezzo aveva già una diagnosi e quindi da lì è partito tutto. È partito tutto un iter, un mondo, una scoperta che non conoscevamo. Ecco, diciamo che la fortuna di aver incontrato delle maestre all'infanzia che vi hanno subito saputo indirizzare ed aiutare anche in questa fase un po' delicata, ma gestire un bambino con ADHD necessita di figure specialistiche che lo supportano nel suo percorso di crescita e in particolare a scuola. Qual è È vero. stata la vostra esperienza in questi anni e le difficoltà che avete incontrato? Allora, siamo arrivati alle elementari pronti, avevamo pronti tutti i documenti, Alessio aveva già una 104, aveva un sostegno per il massimo delle ore, quindi siamo partiti felici, contenti di dare un supporto a nostro figlio per affrontare meglio tutte le scuole elementari. In realtà lì è iniziato il nostro calvario perché i primi 4 anni, dalla prima alla quarta elementare, Alessio non ha mai avuto un sostegno che fosse specializzato. Nessuno era specializzato, quindi nei primi 4 anni Alessio ha cambiato 5 insegnanti di sostegno. E nessuno purtroppo è riuscito almeno i primi 4 non sono riusciti totalmente a farlo mai stare in classe, mai, mai, mai. Lui non ha mai fatto lezione in classe, quindi tornava a casa e bruciava tutti i suoi pomeriggi da piccolo bambino, invece di giocare e fare sport, a fare tutto il programma della mattina che gli altri bambini avevano fatto in classe. E i compiti per il giorno successivo, quindi lui passava 4 ore con me a tavola, seduti a studiare, cosa che io facendo naturalmente tanta terapia con lui, tanta terapia cognitivo-comportamentale, avevo capito, quindi le tecniche che adottavo in casa per la normale gestione casalinga l'adottavo anche nei compiti avendo risultati. E in quarta elementare è arrivato un maestro che non era specializzato, ma ha saputo farci un pochino di più, quindi qualche piccola lezione, ma seguiva ogni tanto, stava in classe, si faceva interrogare, quindi veramente brutto. Sono stati veramente 4 anni brutti, brutti per la famiglia, perché comunque non c'erano pomeriggi al parco, non c'erano pomeriggi al cinema, non c'erano pomeriggi giocando a pallone, facendo sport. Quel poco sport che ritagliavamo era molto fugace, veloce, vicino, in modo da non perdere tempo per i compiti. Poi siamo arrivati a quest'anno, in quinta elementare, dove è arrivata finalmente un'insegnante specializzata, un'insegnante che sapeva cos'era la ADHD e non solo, e che ha cambiato la nostra vita, perché quest'anno finalmente Alessio è riuscito a stare in classe, sempre, sempre, a fare le interrogazioni. Noi eravamo arrivati a fare anche le verifiche a casa.
E invece lui ha fatto quest'anno un percorso incluso in classe con tutti gli altri bambini e lo stesso identico percorso di tutti gli altri bambini. Ci sono voluti sei insegnanti di sostegno, 5 anni per arrivare ad ottenere qualcosa, ad ottenere un suo diritto più che altro che quello dello studio. Ecco, tu hai toccato un argomento anche di estrema attualità, che è quella della continuità didattica, soprattutto per quando riguarda i ragazzi i più fragili, e dell'importanza della preparazione nell'affrontare la specificità. E sebbene la normativa prevede determinate tutele per i bambini fragili, non sempre queste vengono garantite. Quanto è difficile interagire con istituzioni scolastiche che spesso hanno necessità di far quadrare i conti? E con quali azioni avete dovuto adottare per ottenere i diritti negati? Allora, noi, come ti ho detto prima, eravamo partiti in prima elementare carichi, abbiamo tutto, abbiamo 22 ore di sostegno, abbiamo l'OEPAC, ok, Alessio è comparto completamente, Alessio naturalmente faceva per via del suo disturbo un tempo ridotto, non un tempo pieno, ma era completamente coperto e assistito da sostegno e OEPAC, fino a quando non ci siamo trovati ad iniziare. In realtà le ore di sostegno, le massime consentite, che se non erro erano 22, sono state tagliate della metà. Quindi ci siamo trovati ad avere solamente 11 ore di sostegno, cosa non possibile per Alessio, perché Alessio è un bambino tanto ADHD, tanto, tanto con crisi, con tanti problemi legati alla patologia. E quindi siamo dovuti intervenire per vie legali. Purtroppo non c'è stato altro mezzo. Noi siamo stati una famiglia fortunata che aveva la possibilità di intraprendere vie legali che non sono gratuite. Quindi noi avevamo dei fogli che garantivano i nostri diritti, quindi tranquilli, e in realtà poi, nei fatti, abbiamo dovuto chiamare un avvocato, pagare un avvocato che ha intentato una causa, che ha vinto. E poi ci è stato confermato e ci sono state date, non confermate perché erano già state confermate, ci sono state date le 22 ore che ci spettavano, tutto qua, non abbiamo richiesto nulla che non ci spettasse, solo tante famiglie non possono intraprendere vie legali, non hanno le possibilità economiche e quindi giustamente non hanno le possibilità economiche, è un risparmio per le scuole. Premier. Ecco, Chiara, un'ultima domanda. Dalla tua esperienza personale, quello che ci hai raccontato in questa nostra breve intervista, quali sono le azioni che ritieni di chiedere al mondo della scuola per migliorare la vita dei bambini fragili e soprattutto delle loro famiglie? Allora, come te mi hai detto nella domanda di prima, indubbiamente la continuità, che capisco sia molto difficile. È una cosa però comunque importante. Adesso Alessio finirà in quinta elementare, quindi finisce il suo ciclo scolastico, ma nel caso in cui lui avesse continuato, perché avessero deciso di fermarlo per qualunque motivo, Alessio non avrebbe più avuto questa meravigliosa insegnante di sostegno che ha quest'anno, quindi la sesta meravigliosa insegnante di sostegno che finalmente è arrivata. E quindi per questo è un grosso problema per questi bambini, ricominciare una nuova relazione da capo. Con questi insegnanti, ma la cosa fondamentale che ho capito in tutti questi 5 anni è che non possiamo avere insegnanti di sostegno che non abbiano una specializzazione. È necessaria. Non puoi star vicino ad un bambino e non conoscere il suo disturbo. Sarai indubbiamente un bravissimo insegnante, un bravissimo maestro. Avrai il massimo da dare a questi bambini, però se non conosci il loro disturbo e non sai come trasmettere questo tuo sapere a questi bambini e come arrivare a loro, è impossibile. È impossibile anche tenerli 10 minuti in classe, ma non solo per il disturbo di Alessio, ma questo vale per tutti i disturbi. C'è la necessità di avere insegnanti di sostegno specializzati. Assolutamente. Il TFA è una cosa, è una scuola importantissima che devono fare prima di avvicinarsi ai nostri bambini, perché non solo i bambini non apprendono, ma potrebbero fargli dei danni. Potrebbero trattarli in un modo errato
che potrebbe creargli dei danni e delle ripercussioni, una mancanza di fiducia nell'adulto. Sono tanti poi i problemi a seconda della patologia e del disturbo che una persona non esperta potrebbe recare a questi bambini, compresa la totale mancanza di andare a scuola, non voglia di non andare più a scuola. E questo è un problema grave, perché hanno bisogno comunque di socializzare nel loro modo difficile, ma hanno bisogno di socializzare e di interagire. Se non socializzano adesso, non socializzano da adulti e socializzeranno sempre con molta difficoltà, devono imparare presto. E quindi c'è bisogno di educatori che abbiano uno studio ancora maggiore alle spalle, specializzandosi. Tutto qua. Grazie Chiara per essere stata con noi. Di nulla. Grazie a te Fabio. Grazie mille.